volevo concludere, se c'è ancora un piccolo spazio, Certo. per dire ai ragazzi e ragazze che ascolteranno, che vedranno questo filmato, che è importante l'impegno quotidiano di ciascuno di noi, sia nelle aule scolastiche, sia all'università, così come nelle aule parlamentari, anche se, come diceva Nando, spesso non si ha possibilità di parlare, però magari nelle commissioni o dovunque bisogna cercare in ogni caso di fare il possibile. E poi serve a garantire alle future generazioni la possibilità di vivere in un paese che possa dare importanza ai valori, agli ideali di Falcone e di Borsellino. Per questo io auguro a voi, ai ragazzi e ragazze, di avere il coraggio e l'impegno di creare ogni giorno, in ogni occasione, un orizzonte culturale che ponga al centro i valori, quelli della nostra Costituzione. E vi auguro anche di saper riconoscere e cogliere ogni opportunità che la vita vi darà, perché se la lascerete sfuggire ci vorrà molto tempo prima che si ripresenterà. Questo lo dico per le esperienze personali. E senza che vi abbattiate, vi posso anche dire che purtroppo nella vita si va spesso incontro anche a sonore sconfitte, a momenti di sconforto, a momenti di delusione. Beh, io ho sempre detto: non fatevi fermare dagli ostacoli, andate avanti, non perdete di vista i vostri obiettivi. E tanti obiettivi, tanti muri sono stati, tanti obiettivi sono stati raggiunti e tanti muri sono stati abbattuti. Tanti pregiudizi sono stati superati proprio per questa forza, andare avanti, guardandoci indietro per avere la forza di andare avanti. Grazie a tutti. Il messaggio, visto che siamo vicini al 23 di maggio, è che appunto i mafiosi sono dei professionisti e non possono essere combattuti da dei dilettanti, se no si perde, bisogna studiarli.